Due scienziati dell'Università di Milano, Alberto Anzaloni e Patrizia Vecchi, hanno sorpreso l'intera comunità scientifica con le loro ricerche condotte sull'acqua che sgorga dal famoso santuario di Lourdes. Ci sarebbero delle componenti chimiche presenti solo in quest'acqua e in tutti i santuari dove è apparsa la Madonna. Questo a testimoniare gli effetti prodigiosi che la presenza della Madonna provoca nel territorio circostante. Ma andiamo in dettaglio. Dopo aver fatto questa grande scoperta, possiamo effettivamente addentrarci dentro tutta questa storia per capire cosa c'è di vero e capire dove possiamo arrivare, ecco, quali sono i limiti di questa ricerca. Ecco, Anzaloni e Vecchi hanno isolato quattro caratteristiche dell'acqua, capendo che queste caratteristiche non erano presenti in tutte le altre acque, fonte termali, fontane varie. Queste componenti erano presenti esclusivamente nell'acqua di Lourdes. Quattro sono le proprietà chimiche speciali individuate: la struttura, il colore delle micelle colloidali di oro, il grado di acidità, ossia il pH dell'acqua stessa, la velocità di rilascio del cloro e il grado di assorbimento di una particolare frequenza di luce ultravioletta. Queste caratteristiche dal punto di vista scientifico sono di grandissima importanza e rilevanza. Quello che colpisce Vecchi e Anzaloni è soprattutto il fatto che queste proprietà si trasmettono a tutte le altre acque. Quindi nel momento in cui un po' di acqua di Lourdes viene versata in un contenitore dove c'è dell'altra acqua, in un'altra fonte ad esempio, le componenti si uniscono alle altre e diventano tutt'uno. Questo è qualcosa di inspiegabile che ancora non è stato possibile ben analizzare, ma ben capire. Si tratta di un miracolo? Si tratta di qualcosa di particolare? Queste sono solamente indagini per il momento che sono state condotte da questi due docenti scienziati dell'Università di Milano, Anzaloni e Vecchi, ma che aprono sicuramente degli scenari molto importanti, anche perché gli studi sono stati pubblicati recentemente anche in delle riviste accademiche. E quindi tutto è avallato da diversi studiosi che possono in qualche modo cimentarsi in questo tipo di ricerche. Quindi tutto si rimanda alle prossime ricerche. I due professori hanno mandato i loro risultati anche ad alcuni scienziati di fama e docenti di chimica inorganica di indiscussa fama, e anche in Inghilterra al professore Felix Frank dell'Università di Cambridge, esperto mondiale sulla struttura molecolare dell'acqua, che ha rilasciato un commento molto lusinghiero. Così dice il professore: "Per quanto ne sappiamo della struttura dell'acqua e delle sue potenziali proprietà, quello che avete scoperto è giustificato e lo trovo possibile. Insistete nella vostra ricerca su queste acque." Non è la prima volta che sento dire che presso i vari santuari mariani l'acqua viene modificata. Quindi, ma questo ovviamente in un contesto di fede, ecco, viene subito spiegato, ma in un contesto scientifico no. Ci vogliono degli esperimenti che non sono mai leggeri, non sono mai superficiali e che richiedono un ulteriore approfondimento. Ovviamente le analisi condotte da questi due scienziati non sono soggettive. Ma possono essere benissimo ripetute in laboratorio perché si tratta di metodi scientifici. Sono tutte prove comunque che ci richiamano a un contesto sovrannaturale che chi ha fede ovviamente interpreta in una maniera, chi ovviamente è scettico, ecco, avrà modo di poter approfondire l'argomento. L'acqua di Lourdes ovviamente è soggetta a delle rivelazioni miracolose. È soggetta anche a dei miracoli che sono accaduti, quindi in tutti i santuari mariani probabilmente si potrebbe presumere che l'acqua venga cambiata, si modifichi biologicamente, chimicamente. E questo è decisamente importante per chi ha fede, per chi ha una visione cristiana e mariana, ecco, della vita. Essere cristiani e mariani è la stessa identica cosa, come diceva Paolo VI. Non si può essere cristiani se non si è mariani. Quindi l'acqua di Lourdes è un'acqua particolare in tutti i sensi. Ovviamente non è l'unica acqua. Per esempio, presso altri santuari mariani possiamo prelevare dell'acqua che sicuramente potrebbe anche essere miracolosa. Perché no? Le componenti dell'acqua di Lourdes si possono riscontrare anche in altre acque, presso altri santuari mariani, Medjugorje, Fatima, Ghiaie di Bonate, Fontanelle di Montichiari,
Questo la dice lunga, ecco, sull'aspetto soprannaturale di questo fenomeno. Quindi, dove la Madonna è presente, in maniera particolare, perché la Madonna è presente ovunque, per chi ha fede, ecco, l'acqua viene anche modificata, e questo è un ulteriore segno dato ai fedeli. Ovviamente non è l'acqua l'unica componente che viene modificata, addirittura anche la terra, se pensiamo al caso delle tre fontane a Roma, ecco, dove la Madonna ha detto che da questa terra, da quella terra, ecco, avrebbe provocato delle guarigioni, e così è avvenuto, così è avvenuto. Ci sono tanti fenomeni, tante guarigioni proprio in quella terra lì, terra benedetta, viene chiamata addirittura la Lourdes d'Italia. Quindi là dove non c'è l'acqua modificata, c'è la terra modificata anche biologicamente. Questo è qualcosa di importante che bisognerebbe approfondire. Ovviamente tutte queste indagini devono essere verificate, ma già queste informazioni che abbiamo avuto dalla rivista Maria con te, ecco, è sicuramente un punto d'inizio, non una svolta, ma sicuramente un punto interrogativo su cui riflettere, e per chi ha fede, approfondire la fede e migliorarla, perché no?